Un cordiale benvenuto ai telespettatori che da tutta la Toscana guardano i nostri appuntamenti con l'informazione sindacale che viene realizzata in collaborazione con la CGIL della provincia di Livorno. Gli ospiti nei nostri studi per questa trasmissione sono alla mia sinistra Katia Sagretti della Filcams CGIL provinciale di Livorno e immediatamente al fianco Flaviano Bardocci della Filcams CGIL provincia di Livorno. Allora, l'argomento di cui parliamo è a un punto di obiettivo, ma dovrà parare su parecchie argomentazioni perché è una connessione di problematiche che si intrecciano l'una con l'altra. Innanzitutto stiamo andando incontro alla buona stagione, quella che richiama il turismo e già arrivano notizie dell'ANSA che si collegano con il fatto che con il gioco che è tipicamente nostro dei ponti, per i quali siamo degli architetti professionisti, si prevede un movimento di almeno 10 milioni di italiani, ma è sui turisti che si fa numero, quasi 6 milioni i turisti previsti nei prossimi giorni. Ma c'è un altro lato della medaglia per la quale chiediamo a Katia Assagretti, ci sono problematiche che sono collegate con il mondo del lavoro stagionale del turismo, di cui si occupa tra le cose la Filcams, oltre ad altre voci, il lato grigio, quello dei contratti, per i quali addirittura la Confcommercio si lamenta del fatto che nonostante ci siano grandi potenzialità e il turismo richiamerebbe lavori, sono in pochi a presentarsi. Cos'è? Non hanno voglia di lavorare i giovani? Allora, sicuramente non è così, non è così per noi, va fatta una valutazione molto più ampia della situazione. Ovviamente la situazione della pandemia ha visto lavoratori di questo settore rivolgersi ad altri settori, perché ovviamente durante la pandemia, con le chiusure dei locali e tutto quanto, si sono trovati senza lavoro e quindi di conseguenza i sostegni che sono stati messi anche a disposizione dal governo non sono stati sufficienti ovviamente per aiutare questi lavoratori e quindi di conseguenza per noi una prima valutazione è questa, cioè si sono ovviamente sono andati in altri settori che l'hanno visti comunque partecipi e che quindi hanno potuto accogliere questi lavoratori. Quindi questa è la prima valutazione. Seconda valutazione, allora, intanto i contratti che sono scaduti ormai da anni e quindi di conseguenza anche il reddito di questi lavoratori non è più attuale, nel senso va rivisto. Poi, se vogliamo parlare del fatto che molto spesso sono lavoratori precari, lavoratori che comunque lavorano pochi mesi, che per lo più sono part-time volontari, che però poi gli viene chiesto una flessibilità eccessiva, per cui tante volte nemmeno retribuita del tutto. Quindi questa è un'altra problematica, sicuramente. Sicuramente le aziende sono più in difficoltà a reperire personale, ma le motivazioni sono queste, nel senso. Allora, di fondo c'è il problema che per le ore di lavoro la compensazione non è ovviamente delle più esaltanti e adesso mi rivolgo a Bardocci, arrivando poi alla fine della stagione si ottiene un poco, che non è ad esempio un utile di reddito e si va incontro a altre problematiche che sono state espresse anche dal segretario generale della CGIL Landini che si è espresso a Prato in occasione dell'evento Liberetà. Il quale ha espresso come prima politica necessaria da parte del governo è quella di cancellare la precarietà dei giovani. Sarebbe un primo passo per andare incontro ad altri passi successivi perché l'altro passo fondamentale espresso da Landini è stato due parole, fisco e pensioni, anche perché le pensioni si collegano necessariamente alle forme di contratto di lavoro, perché se la forma di contratto di lavoro è assolutamente precaria e poco redditizia, non puoi andare a mettere in somma gli anni contributivi se non collezionandone parecchi per arrivare all'ambita meta dei 41, che per i giovani è un'età biblica. Sì, praticamente hai detto bene, i 41 anni di contributi diventa un'utopia a un certo punto, anche perché con la precarietà si ottengono due effetti. Intanto uno un abbassamento sicuramente del reddito e anche molte volte la precarietà viene collegata a dei part-time volontari. Quindi cosa vuol dire? Tutti quei part-time
che non sono una scelta del lavoratore o della lavoratrice, ma sono un obbligo perché gli viene imposto dal mercato del lavoro. Abbiamo una riduzione dei contributi, una precarietà, quindi una serie di cambi di lavoro continui, cambi di aziende che portano anche a dei buchi contributivi nel corso degli anni. E poi quando uno è giovane non se ne accorge, perché poi uno quando si inizia la pensione è lontana, però quando poi cominciamo ad arrivare alla soglia dell'età pensionabile, questi buchi contributivi e questi cali di reddito che si accumulano negli anni, considerando il sistema contributivo pensionistico che c'era in Italia, ci porta poi a un certo punto ad avere veramente un'utopia di andare in pensione o andare in pensione con cifre bassissime. Quindi la precarietà, l'abbattimento della precarietà soprattutto, è un investimento sia per i giovani che per la società, per tutto quel tessuto economico che deve essere rinforzato in Italia e poi anche per avere un futuro, perché noi ricordiamoci sempre, non possiamo guardare l'immediato, ma bisogna mandare sempre un occhio a quello che succede nel futuro. E quindi un futuro con la precarietà attuale è un futuro incerto. Ma a questo punto io ricordo un'intervista fatta all'onorevole Donzella, il quale a 7 mesi da quando si è formato il governo ha risposto dicendo che il governo sta dando le risposte che si aspetta l'Italia alle necessità appunto del paese, mentre Landini dice tutt'altro e dice, propone di scendere in varie piazze nel mese di maggio, il 6 a Bologna, il 13 a Milano, il 20 a Napoli, per chiedere al governo di cambiare le politiche economiche e sociali che sta facendo. Quindi uno dice che stanno facendo le leggi giuste e l'altro dice il contrario. Ma noi cioè il governo conquista per chi sta lavorando, per tutti o per qualcuno in particolare? Intanto è importantissimo appunto la data, queste date che hai detto, e soprattutto per noi per la Toscana, perché il 6 maggio andremo a Bologna a protestare contro queste politiche economiche e sociali. Dunque, il governo non sta sicuramente lavorando per i ceti bassi, per il popolo dei part-time, per il popolo dei precari, per il popolo dei lavoratori col contratto scaduto, che hanno un reddito molte volte, troppe volte inferiore ai 1000 euro, 1000, 1100 euro, si sta parlando di queste cifre, se non di più. Questo è un governo che sta lavorando, come è stato detto ieri dal nostro segretario regionale, sta lavorando per un tipo di classe sociale, le partite IVA, i liberi professionisti, la parte imprese, ma sicuramente per tutte quel popolo e la popolazione di lavoratori che vivono con uno stipendio, diciamo appunto, che si aggira sui 1000-1500 che altro, non stanno lavorando per niente, stanno lavorando per altre fasce sociali. Allora io vi faccio una domanda che non era prevista, ma che ovviamente mi viene solleticata da sentirvi parlare. Lo chiedo ad ambedue, a una donna e a un uomo. Uso questo termine proprio per indicare il fatto che ultimamente nei servizi dei media nazionali si sta parlando di un dramma che anche noi come piccola emittente citiamo da diverso tempo, cioè non è una cosa nuova che viene scoperta dall'oggi al domani, il fatto che l'Italia sia uno degli ultimi paesi, se non l'ultimo, per produzione di figli, e quindi c'è il problema delle nuove generazioni, nascono sempre meno figlioli e addirittura ci sono le cosiddette indicazioni per capire che l'Italia è un paese che è in procinto di estinguersi di qui ai prossimi 40-50 anni. Detto questo, la domanda è: come mai vengono fatti meno figlioli? Perché non è un problema di crisi economica generale a livello europeo, cosa che diversi politici hanno espresso dicendo la situazione è globale. Non è così, perché in Francia e in Germania, al di là delle loro difficoltà, le famiglie medie sono molto più numerose per quanto riguarda i figlioli. Sono politiche diverse. Secondo lei perché ci sono meno figlioli? Lo chiedo a una donna, lo chiedo a un uomo. Ci sono meno figlioli in Italia? Allora, se faccio una valutazione a livello sociale, devo dire che oggi mettere al mondo un figlio per dargli un futuro che in questo momento sinceramente la vedo dura, nel senso, e quindi probabilmente qualcuno sceglie anche di non fare figli o comunque magari di farne anche solo uno. Se la vedo dal punto di vista lavorativo, sicuramente le donne non sono messe nelle condizioni di poter lavorare e fare figli, perché non gli viene dato modo di poter avere un'agevolazione nella crescita dei figli. Ma non c'è una legislazione che tutela questo diritto? Poco. Cioè è scritta ma non applicata? Esatto, perché comunque anche i congedi sono limitati, anche se con la nuova legge è migliorata questa situazione, però non li tutela. Se una lavoratrice ha bisogno di
di assistere il figlio, comunque di crescere il figlio, diventa più complicato. Le aziende non le mettono, la maggior parte che si trovano una donna che comunque è in età di fare figli, non la mettono nelle condizioni di poterne avere. Non l'agevolano da questo punto di vista e quindi di conseguenza in questo momento che comunque è necessario lavorare in due, diventa complicato sinceramente o si sceglie l'uno o si sceglie l'altro molto spesso. Flavio Bardocci? Intanto sicuramente quello che si è detto prima sulla precarietà, la precarietà non aiuta, primo, perché quando c'è una situazione in famiglia di precarietà lavorativa e quando si parla del mondo degli appalti, con i cambi di appalti, è una precarietà che è continua, perché non è che si ferma a un periodo della vita, molte volte è una pseudo precarietà che va avanti per tutto l'arco della vita lavorativa, già questo è un problema che non diamo certezze. Non abbiamo una politica dei redditi che vada a incentivare e vada a dare delle risposte appunto a una fascia di reddito medio-basso che si trova sempre più povera, e questo è il passaggio, abbiamo delle politiche sociali che non aiutano, perché quelle politiche sociali attuali non aiutano, non incentivano le famiglie ad avere quella sicurezza, ad avere quei margini, quella marginalità e quella fiducia per il futuro che consente di dire bene, ok, possiamo fare un figlio e andiamo avanti. Una cosa importante secondo me, questa è una riflessione personale, manca in questo periodo veramente la fiducia per il futuro. Secondo me in Italia abbiamo sfiducia su quello che succede domani, non siamo sicuri di quello che può succedere e che potrà avvenire, cosa che invece era negli anni passati, quindi negli anni del boom economico, c'era una voglia di fare e una certezza di poter fare. Questa certezza di poter fare secondo me viene meno. Delle politiche sicuramente sociali ed economiche che danno certezze per il futuro potrebbero aiutare, però questa, ripeto, la soluzione non ce l'abbiamo e questa è la chiacchiera in questo momento che si fa per approfondire. È una sua opinione, ma si collega a un dato, lo esprimo ai telespettatori, che vede l'Italia avere un tasso di quasi il 18% di uscita degli studenti dalle scuole rispetto a una media europea che invece è dell'8,8%. Questa enorme differenza è basata sul fatto che intervistando i ragazzi in un sondaggio della CGA è emerso che i ragazzi già sono coscienti del fatto che non si sentono garantiti del futuro e non vedono quindi perché devono andare a scuola quando uscendone non si verrebbero, diciamo, soddisfatti in quelle che sono le loro aspettative. Questo è un dato che proporrei tenere in grande riflessione. L'Italia ha il doppio delle uscite dei giovani dalla scuola. Parliamo di problematiche nel mondo degli appalti. Prima si è parlato di turismo, ovviamente la Fincam si occupa anche di altre voci economiche, quindi appalti e problematiche sono presenti ovunque. Sagretti. Sì, noi il turismo non è solo la parte stagionale, quindi gli alberghi, ma c'è anche tutto il mondo delle mense, ristorazione collettiva, e quindi di conseguenza c'è questa situazione nelle scuole e comunque quando uno studente che pensa di non aver futuro esce comunque dalla scuola, c'è poca formazione, c'è poca preparazione. E quindi insomma la problematica è una conseguenza, è una somma, noi lo diciamo sempre, non si può fare un argomento singolo, bisogna allargarlo. C'è un dato che mi è stato detto di indicare anche per spiegare, guardiamo un settore particolare, Bardocci, il lavoratore della vigilanza privata, cerchiamo di spiegare, un contratto collettivo nazionale del lavoro quanta vita media ha? Perché molto spesso noi facciamo servizi nei quali ci sono gli scioperi per il mancato rinnovo del contratto nazionale. Poi si scopre magari è scaduto uno, due, ancor peggio, in questo caso 8 anni fa, e ovviamente la paga di 8 anni fa non è quella attuale, perché c'è un tasso di inflazione del 2% annuo medio, ma nell'ultimo anno, a causa di tutte le problematiche che conosciamo benissimo, è andata aumentando. Quindi mi trovo sempre meno soldi in tasca e continuo a fare lo stesso orario di lavoro, se non di più. Sì, il problema è questo, si parla di vigilanza privata, intanto il settore della vigilanza privata il 24 di aprile fa sciopero, è in sciopero per la Toscana, perché il contratto di vigilanza privata è scaduto ormai da 8 anni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i lavoratori
le guardie giurate che portano una pistola addosso, che sono impiegati sempre di più in servizi di sicurezza, si trovano il loro stipendio bloccato, congelato da 8 anni, con un'inflazione che galoppa sul 12% annuo più o meno. E in questo periodo quindi si trovano erosi il loro stipendio e infatti il settore della vigilanza privata è un settore che non attrae più giovane che altro, perché è un settore che è a bassissima retribuzione, considerando che una paga base per un livello di inserimento si aggira sull'ordo di 1.080 euro, quindi non netto, un lordo, quindi poi va tassato e tutto il resto. Quindi per arrivare a una guardia giurata con anzianità con più di 4 anni, avere un lordo di 1.258 euro con tutte le responsabilità che ha del caso. Questo vuol dire, si torna al discorso di prima, del come mai la gente non ha fiducia nel futuro. Questo è un settore che non ha fiducia nel loro futuro, ha per un semplice motivo, perché abbiamo un futuro che è inchiodato a 8 anni fa e il contratto va a essere rinnovato dopo ogni 3 anni, quindi il contratto è stato firmato nel 2013, nel 2015 scadeva e dal 2015 a oggi noi, la guardia giurata, sono senza contratto. E quindi manifestandosi spera che si possa fermare questa decorrenza cronologica. Sono 8 anni, sono già abbastanza rilevanti, cioè sono tanti 8 anni, cioè, però in 8 anni non si è mai raggiunto un accordo al cosiddetto tavolo delle trattative? No, non c'è mai trovato un accordo, c'è una discrepanza, diciamo, tra le nostre richieste e le richieste delle parti datoriali, e questa è una cosa fondamentale sulla parte anche economica, e soprattutto si cerca di dare un segnale alla popolazione e alle aziende che questo settore, se non si rinnova un contratto, è un settore che va piano piano sempre più in crisi, perché è anche un disvalore rispetto alla dignità dei lavoratori non rinnovare un contratto per 8 anni, perché vuol dire perdere stipendio, perdere possibilità di avanzamento, possibilità di crescita, e questo sinceramente la CGIL non se lo può permettere. Sagretti, parlando di nuovo di turismo, visto che insomma, siamo alla prima stagione, quanto in 8 anni è cambiato il turismo? Lasciamo perdere il percorso della pandemia 2020-2021, che ovviamente è giustificata tutta una serie di condizioni, ma guardando al 2019, il 2023 e guardando un pochino più indietro, in questi ultimi 10 anni quanto è cambiato il mondo del turismo dal punto di vista di quelle che sono le potenzialità del lavoro, i contratti inerenti alle potenzialità del lavoro e ovviamente l'andamento del richiamo turistico? Allora, sicuramente c'è stato il 2019, diciamo che è considerato l'anno boom del turismo, perché comunque è stato l'anno in cui le aziende hanno trovato sono riuscite ad avere dei fatturati piuttosto alti, quindi il turismo era sicuramente in crescita. Dopodiché sappiamo tutti quello che è successo, la pandemia, e quindi sicuramente le associazioni datoriali lamentano in quel periodo diverse perdite. Ora stiamo ritornando comunque, per quanto riguarda il turismo e i pubblici esercizi, a un pre-pandemia, quindi siamo quasi ai livelli del 2019. Nei numeri, ma non nei contratti, eccoci. Esatto, al di là che, ripeto, dei contratti devono essere ancora rinnovati e quindi di conseguenza i salari sono sempre fermi sicuramente a 4 anni fa. E quindi questa cosa sicuramente non giova. In più, secondo noi, il governo non dà tanta importanza al turismo. E nonostante il PIL del turismo sia elevato, quindi di conseguenza. Quindi sicuramente da parte del governo ci deve essere una maggiore attenzione verso questo settore. Vi faccio una domanda, mi risponda chi vuole, lo faccio in relazione a quello che si è detto fino adesso e prendendo quella che è Mark Twain. Era famoso per una massima: ci sono 3 tipi di bugie, quella grande, quella è colossale, quella che è piccola, che si dice a fin di bene, e le statistiche, che è la terza bugia. Viene indicato che il costo della vita media in Italia per poter arrivare alla fine del mese e avere
il quanto basta per non avere niente, quindi è all'incirca 1.650 euro al mese. Ora, in base alle buste paga che avete visto voi di un settore che non è solo il turismo, ma, lo ripeto, tutto quello che copre la Filcams, quindi la crasi dell'indicazione della Filcams lo esprime, terziario, turismo, commercio, alberghi, mense e quant'altro, ci si arriva a 1.650 euro al mese o è molto di meno? Ci si arriva a 1.650 euro al mese se siamo in due mesi, ma anche tre alle volte. Considera una cosa che io ho visto buste paga, ci sono lavoratrici di appalto di Livorno sulla parte multiservizi che sono part time e che hanno uno stipendio di 190-200 euro al mese. Quindi ci vuole un anno per arrivare come singola persona a 1.600 euro. 1.600 euro veramente per alcuni settori, per questi settori è un'utopia. Un'utopia anche per i full time, per i part time non partiamo. Si sta parlando di settori che stanno andando, lavoratori che stanno andando veramente sotto soglia di povertà. Molte volte i 1.600 euro al mese non si raggiungono in famiglia, tra marito e moglie, non è che lo raggiunge un lavoratore. Già averne due che raggiungono 1.600 euro al mese è già un risultato notevole. E allora questa statistica su quali dati si basa? Perché indicare che il costo della vita media in Italia è sufficiente uno stipendio di 1.650 euro, a quali stipendi stanno riferendosi? Se io devo fare un calcolo medio nazionale su 100 contratti di lavoro partendo dal più alto fino al più basso, dovrei avere quantomeno la quadra di questo risultato finale. Quindi c'è una fetta molto rilevante di percentuali di coloro che lavorano che 1.650 euro non li vedranno mai. Dunque, il punto secondo me la statistica dice quando dice il livello di stipendio per avere una vita dignitosa è un sì, passato. Arrivare a zero, nel senso spendere e incassare per non avere niente è 1.650 euro al mese. Faccio la risposta alla domanda di prima del governo, forse bisognerebbe cominciare a pensare a queste persone che sono sotto, è un po' con la statistica del pollo. C'è un pollo, siamo andati a mangiarlo, ne mangio uno, te ne mangi zero, in realtà si è mangiato mezzo pollo a testa, sì. Poi sono ingrassato e te muori di fame. Sì. E questo è il problema che stiamo vivendo in questo momento, c'è tutta una fascia di popolazione che in questo momento è senza pollo e quindi le politiche di un governo dovrebbero essere orientate verso un'equità sociale, verso un livellamento verso l'alto dei redditi, non un livellamento verso il basso, o se no, ancora peggio, aumentare la forbice tra l'uno e l'altro, perché anche con una flat tax, ne metto un esempio molto semplice, che si parla molto in questo periodo, i redditi bassi, io parlo di tutte quelle persone che hanno sotto gli 8.000 euro di reddito, che già ora non pagano le tasse, rimarranno sempre lo stesso stipendio, mentre chi prenderà di più continuerà a prendere di più. E quindi questa non è equità sociale, ma è aumentare la forbice tra chi ha più benessere e chi non ce l'ha. Sagretti, il governo precedente era particolarmente famoso per questo, ovviamente noi soffriamo di una memoria molto scarsa, più che attuare politiche di riforma è diventato famoso il governo Draghi per i bonus, bonus ovunque. I bonus hanno una loro utilità o sono solo fumo negli occhi? Allora, a nostro avviso non hanno una grande utilità, anche perché non vengono dati ovviamente a tutti, quindi di conseguenza guardiamo anche quello che è successo appunto durante la pandemia, dove sono stati erogati i bonus anche a lavoratori stagionali, che però non a tutti sono stati erogati questi bonus. Quindi secondo me dovrebbe essere fatta sicuramente una politica diversa che si rivolge a tutti. Intanto dovrebbe pensare ad agevolare comunque tutte le categorie, compreso quindi anche quelle del nostro settore. Quindi tornare anche ai voucher? Assolutamente no, non siamo contrari, abbiamo fatto una campagna diversi anni fa e abbiamo comunque depositato una carta dei diritti dove abbiamo raccolto firme contro i voucher e siamo contrari ai voucher perché non si dà valore al lavoro con i voucher. Sicuramente non è questo l'intento, si precarizza ancora di più il lavoro e quindi non servono. Quindi non sto a chiedere che previsioni ha lei per un prossimo futuro, andando verso l'estate, se c'è qualche miglioramento oppure no? Credo di no, nel senso, se vogliono anche addirittura rinforzare i contratti a tempo determinato sarà ancora peggio questa situazione, ovviamente. Quindi noi stiamo andando incontro a un muro, a Bardocci? Sicuramente, intanto bisogna uscire dall'ottica di perenne emergenza e bisogna avere delle politiche strutturali che, ecco, rispetto al bonus, che diano in maniera solida e continuativa
degli aiuti alle persone. Stiamo andando verso un muro, per ora quello che vediamo sicuramente non è una prateria, perché voucher, aumento del ritocco dei contratti a termine, sicuramente in senso non restrittivo ma verso un aumento della flessibilità, sicuramente non sono le misure che vanno ad aiutare questi settori e i lavoratori di questi settori, anzi impattano gravemente sui redditi, sulle professionalità, perché si comincia a perdere professionalità e soprattutto anche sulla certezza e la sicurezza dei lavoratori. Bene, vi ringraziamo, ringraziamo gli ospiti in studio, Katia Sagretti della Filcamps CGIL Provinciale di Livorno e ugualmente sempre della Filcamps CGIL Provinciale di Livorno, Flaviano Bardocci. A noi ci dispiace non farvi sorridere, ma purtroppo la situazione è questa. Alla prossima puntata, fra 15 giorni, con altre tematiche.